Pochi giorni fa, durante la nuova edizione della JDC 2019, appunto, cioè la Game Developer Conference, Google ha finalmente fatto la sua grande mossa nel mercato del gaming. Si era vociferato, si era annunciato, si era speculato. Alla fin fine sono scesi in campo. Con cosa, voi direte? L'avrete letto praticamente ovunque. Con Stadia, una piattaforma di streaming che è avveniristica, senza alcun dubbio, incredibilmente futuristica e che naturalmente si rifà a riformulare completamente le tre grandi realtà principali, diciamo, che da sempre alimentano l'industria videoludica. E quali sono queste tre grandi realtà? Sono naturalmente il gap tra chi gioca, chi guarda giocare e chi sviluppa videogiochi. Le tre grandi realtà. Benvenuti a questa nuova puntata di Acu Pensiero. Oramai ci sto prendendo gusto. Sapete, come al solito, che questi sono video completamente, pardon, audio completamente quasi non montati, quindi sono impressioni dirette con Telegram. Potrei fare tantissimi strafalcioni e sarà compito di Brega di dare un senso logico a tutto questo. Sono in presa diretta, non c'è copione e quindi per questo motivo perdonatemi se ogni tanto vado anche a prendere qualche piccolo stralcio, magari tecnico, perché non mi ricordo di tutto. Allora, parliamo appunto di Stadia, il progetto gaming di Google. Va bene, allora, siete videogiocatori come me, forse anche più di me, quindi sicuramente avrete letto da tutte le parti di che cosa si tratta. Google ha voluto mettere mano a questa fetta colossale dell'intrattenimento che secondo alcuni diventerà di triliardi di dollari entro il 2030, quindi proprio si parla di cifre impressionanti. E che cosa fanno loro fondamentalmente? Loro fanno una rivoluzione, non si tratta di un'innovazione, non presentano un hardware, cosa che è abbastanza atipica, diciamo, ma anzi lanciano completamente una versione avveniristica del videogiocatore non lo so, verrà lanciata nel 2019, dicono, quindi direi dell'uomo del 2020. Tantissime le considerazioni da fare, tantissime le avrete già lette, io vi do quelle che penso siano le cose più interessanti. Ora, prima di tutto, Stadia è una nuova piattaforma che mette in un angolo tutte le diatribe un po' legate anche a noi videogiocatori sul supporto fisico, la console war spesso a base di esclusive e la corsa continua ad armamenti hardware, quindi agli amici che hanno i PC e anche le console. Infatti, come sappiamo tutti, è una piattaforma dove non è previsto l'acquisto di un hardware specifico, quindi la console Stadia Google non ce l'hai di fatto, perché basterà collegarsi a seconda naturalmente del nostro device, in nostra dotazione, e avere la magia di questo nuovo mondo ed incredibile di videogiocare. E voi mi direte: ma com'è possibile? Fondamentalmente, questa è la promessa di Google. Una promessa che permette di rendere il vostro televisore la console definitiva, oppure il vostro tablet, oppure il vostro smartphone. Come si può fare questa magia? Naturalmente non è una magia che possono permettersi di fare altri, perché Google sfrutta la capillarità delle sedi Google in tutto il mondo. Si appoggia appunto ai data center di Google per offrire un servizio di streaming performante ed unico. La console, con le sue specifiche hardware, de facto è praticamente annullata da questa guerra futuristica. Quindi cosa succede? Basta semplicemente accendere un servizio della propria Smart TV e con un clic sfruttare la potenza di calcolo e di trasmissione messe a disposizione per Stadia. Questo annulla le regole di ingaggio fondamentalmente. Voi potete anche immaginare a un futuro in cui ci dà un primo assaggio di next gen la GPU AMD da 10.7 Teraflops fino a ieri e fissa uno standard che la concorrenza, ovvero le tre grandi major, Nintendo, Microsoft e Sony, dovranno eguagliare nel lungo termine. Quindi questo mette in grave crisi,
Infatti io non parlo, mette in grave crisi il mercato console. Infatti io non metto, come tanti ho letto in questo periodo, in questi giorni, anche eminenti penne di Outcast, saluto Andrea Maderna di Outcast, che dicono: ah, ma comunque ci sarà sempre la tua realtà, la tua vecchia PlayStation 5, il tuo Nintendo Switch 2 e il tuo Microsoft X1 3. No, io la vedo molto, sono pessimista di natura e la vedo proprio, essendo pessimista, la vedo proprio un attacco diretto a queste tre grandi major. Gioia e dolore, quello che vogliamo, però è un attacco proprio al modo di concepire i videogiochi. È un attacco diretto al mercato. Chiaramente può non esserti simpatico il mercato, può non esserti simpatica la tripartizione, però questo è un attacco un po' anche, non dico subdolo, però è un attacco molto, molto deciso, molto forte, perché questa non è un'innovazione, non è la quarta console che entra dentro al grande gioco del trono di spade tra queste tre grandi potenze. No, no, è proprio un nuovo metodo che concettualmente potrebbe vincere sulla carta e anche vincere nel fisico. Allora io mi domando, nel momento in cui l'hardware non riempie più il borsello di Sony, e non riempie più il borsello di Nintendo, e non riempie più il borsello di Microsoft, e questi diventano da produttori hardware a produttori software, e molti qui diranno: ah, ma io sono contento perché comunque i giochi ce li ho lo stesso. Sì, ce li hai lo stesso i giochi, ma non sono i giochi che Sony, Nintendo e Microsoft faceva. Sono giochi, sono stringhe di codice. E qui entrerò nel discorso successivo. Chiaramente Google intuisce benissimo il trend, da qualunque punto di vista lo si voglia guardare, anche il punto di vista il blocco creativo, diciamo. L'offerta di Google, cioè di Stadia, è particolarmente interessante, perché con questa soluzione hardware, diciamo quasi liquida, dove non dà fondamentalmente specifiche tecniche, offre a tutti gli sviluppatori uno dei più allettanti scenari, cioè costruire un intero progetto videoludico su una piattaforma che non ha limiti, che è molto flessibile e che non deve basarsi su un singolo hardware. Il vantaggio è ovviamente immediato e conseguente. Ti rivolgi ad un target più ampio, enorme e che non si basa più sull'acquisto di una predefinita console. Dal punto di vista creativo, oggettivamente non vedo nessun tipo di sviluppatore che si potrebbe opporre a una realtà simile. Voi immaginatevi i prossimi giochi che devono uscire, ma per esempio i famosi vociferati The Last of Us 2 o Ghost of Tsushima, che escono con delle caratteristiche smascellanti di grafica e quant'altro. Da qualunque punto di vista, io vedo anche un'offerta creativa che è anche un rischio di un monopolio, che è tutt'altro che impossibile. Se da un certo punto di vista c'è sempre stata una stabilità tra le varie Sony, Microsoft e Nintendo, che hanno sempre puntato più sulle first party, ed era sostenibile questo scenario, diciamo fino a un certo punto, Google a un certo punto arriva praticamente a dire: guardate, non esistono più esclusive, perché tutto è di tutti, fondamentalmente. I grandi produttori hardware possono continuare a fare giochi, quindi penso ai grandi studi interni, possono fare giochi per Stadia perché non ha limiti, però tu non hai più bisogno di comprarti la PlayStation, la Microsoft o Nintendo. Punto secondo, Stadia è chiaramente cosa propone? Non è che propone tutto gratis, propone un abbonamento come Netflix e anche da questo punto di vista, stavo dicendo, anche da questo punto di vista va a trasformare un intero ecosistema. Io diciamo sento necessità un po' di tutelare il videogioco e la sua progressiva trasformazione in un servizio e Stadia fa questo fondamentalmente, trasforma il videogioco in un servizio. Non lo so. Non lo so, questo aspetto non mi convince ancora del tutto. A questo si annuncia anche e si denuncia anche l'esperienza di restare sempre connessi. L'esperienza di gioco del futuro è, come si dice, always online, dura e pura. Fondamentalmente, questo è quello che vuole fare Stadia. Vuole giocatori sempre connessi online,
Sì, poi nella conferenza dicono anche, rassicurano dicendo che la velocità minima per beneficiare dei famosi 4K è 25 megabyte per secondo, una velocità relativamente modesta, sto leggendo, tuttavia che pone il dubbio cruciale su tutti i punti derivati dalla dipendenza completa e diretta di bla bla bla. Sì, vabbè, ho capito. Anche qui loro ti dicono fondamentalmente, ti dicono, guarda, non c'è bisogno per avere un'esperienza di gioco godibile di avere, che ne so, il computer, basta una linea decente. E qui entra il problema, cioè delle infrastrutture penose, che non sarà colpa di Google, chiaramente, parlo di infrastrutture telematiche, però comunque non tutti i paesi possono vantare questi servizi incredibili. Nel momento in cui qui entra il videogiocatore un po' retronostalgico, ottuso e tradizionalista, come giusto che sia, nel momento in cui non ti va la rete, perché non ti va la connessione, tu quella sera non giochi. È questo che sfugge a tanti. Nel momento in cui la tua linea è offline, tu non giochi non avendo più supporto fisico. Chiaramente io parlo di un ipotetico futuro in cui Stadia riesca praticamente a sovrascrivere i progressi videoludici di anni ed anni ed anni, cioè quindi vada a sovrascrivere la nuova realtà. Vabbè, poi c'è in effetti il Google Assistance che dicono che promette anzi di non farci allontanare all'istante da una nostra sessione, tutto a beneficio di una comodità senza precedenti. Niente più hacking e cheating, uno degli aspetti migliori di questo futuro videoludico, direi, iperconnesso. E mi domando questo, sei davvero pronto a far dipendere la tua passione dalla tua linea internet? Sei davvero pronto a mettere tutti i tuoi ricordi in una stringa di codice? Uno degli aspetti, diciamo, collaterali che confliggono in questa nuova realtà e in questo nuovo modo di pensare del videogioco è quello di rinunciare al possesso delle cose a favore del permesso di potervi accedere. E cambia un nuovo modo, di intendere anche la proprietà, il nostro modo di collezionare il modo e il mondo di ricordi legato attorno agli oggetti videoludici. Scusate, videoludici. Cambia la preservazione e anche il suo grado nei contenuti. Quanto dura una licenza? E se un domani l'abbonamento di Stadia, anziché costare 29,90, me lo mettono a 59,90 perché diventano monopolio, perché diventano i primi? Attenzione, siamo in un'epoca in cui la Disney ha comprato tutta la fantasia, o la fantasia, se vogliamo, ha comprato tutto l'intrattenimento. Certamente c'è chi bercia contro questa cosa e dice: ma no, tu sei pessimista, così. Io ho sempre paura quando, in memore dai racconti di William Gibson, Sterling e i padri della letteratura cyberpunk, una Omnicorp, una megacorp, prende tutto. Non lascia più niente agli altri. Guardate Amazon, faccio una digressione, con i piccoli negozi come si comporta. Da un lato c'è la gente che non fa altro che dirmi: ti devi adeguare al cambiamento, il futuro è questo. Però io ho un dubbio che spero possa anche sembrare legittimo per alcuni, e cioè il fatto se effettivamente questo sia garanzia di un cambiamento che va a nostro beneficio. Addirittura si parla di giochi a tempo zero. Immaginatevi, lo hanno detto nella conferenza e nelle ore successive, immaginatevi tutti i creatori di contenuti che non hanno più bisogno di fare contenuti sulla rete, perché tanto c'è il trailer del gioco e poi c'è la stringa sotto, vai e gioca. Non c'è più neanche l'attesa, diciamo, hanno detto addirittura annullare il day one perché non ha più senso. E poi soprattutto penso all'ecosistema videoludico, ai negozi di videogiochi, penso anche ai famigerati GameStop. Cosa vendono i GameStop dopo? Cioè, cosa. Da un certo punto di vista c'è uno sconvolgimento e Google fa un attacco che secondo me è un attacco, non è niente di più, non è un metodo nuovo come i più, diciamo, benaltrismo dice, insomma dice no, ma non è una cosa, no, è un attacco diretto a un potere dove loro vogliono essere megacorp e vogliono comandare tutto. Sì, è interessante da questo punto di vista a livello ideologico, concettuale,
È vero che anche tutto resta abbastanza in discussione e che in attesa di nuovi dettagli potremmo anche capire le varie mosse che recentemente hanno fatto PlayStation con PlayStation Now, un servizio che funziona, ha qualche problema ma funziona, e anche il famoso Game Pass di Microsoft. Io non lo so, francamente, se sono pronto a trasformare il mio hobby in stringhe di codice e in cose. Non lo so, anche il fatto che si annulli un mondo, se vuoi un mondo tossico, chiamiamolo anche con un termine un po', diciamo, con un termine un po' forte, intendere anche il videogioco che si fa anche a suon di esclusive, si fa anche a suon di discussioni, si fa anche speculazioni, anche un po' per riempire un po' quel vuoto che abbiamo dentro, diciamo. Non dico tutti i videogiocatori, ma tanti di noi che hanno questo vuoto di dover per forza colmare con le proprie opinioni, come sto facendo anch'io adesso, ci mancherebbe. Cioè il fatto anche del Day One, ma anche il fatto delle tre, chissà che quale console lancerà la Microsoft, chissà se Sony lancerà una nuova console, come andrà la periferica virtuale. Tante speculazioni, tante, se vogliamo, digressioni su tante cose che però alla fin fine sono poi il core videoludico, cioè l'hardcore, anche se vogliamo esagerare. Quindi non lo so, c'è questa grande partita a scacchi dell'industria videoludica che verrà giocata in futuro. E secondo me, da un certo punto di vista, temo tantissimo dello scacco matto di Google.